Ok, buongiorno, vi presento il gioco. Allora, perché oggi presento il gioco, o meglio il bastone? Perché in una pratica normale abbiamo un compagno con cui praticare, se in assenza di un compagno, un ottimo strumento è il gioco. Questo ci permette di ripetere quelli che sono i movimenti dell'aikido, anche senza avere necessariamente un avversario. Allora, ho un compagno di pratica. Di solito inizio le lezioni con quelli che sono i tai sabbati che abbiamo visto prima nell'aikido. Quindi è ad esempio movimento di karate, quindi ruoto i piedi e quindi faccio solo il cambio di guardia. Poi il tenkan, qui appoggio la mano, libero l'altra e giro. Appoggio la mano, libero l'altra e giro. Appoggio, giro. Appoggio, giro. Per andare a fare l'iri di tenkan, adesso devo fare un passo e girare. Faccio un passo avanti e giro. Questo ci permette di coprire una distanza maggiore. Quindi un passo e giro. Un passo e giro. Adesso andiamo a introdurre quelle che sono le tecniche. Immagino che mi hanno preso il polso. Qui devo solo fare il movimento di ikkyo-undo, quindi portare sulle braccia. La velocità di esecuzione è proprio questa, né più veloce né più lenta, proprio questa. Stiamo facendo una disciplina dolce, quindi andiamo a rallentare quelli che i movimenti naturali dell'arte marziale sarebbero più veloci. Questo per prendere maggior coscienza del corpo e sentire bene dove posso andare. Un passo avanti. Qui il bastone raffigura il braccio del nostro compagno e posso girare. Come avete visto, ho fatto semplicemente un movimento verso l'alto. Adesso faccio un passo e un giro. Ok? A lezione di solito dico questa cosa qui. Deve essere sempre uno stretching dinamico, nel senso che è uno stretching per me che eseguo, ma è anche uno stretching per il compagno che esegue insieme a me. E abbiamo visto l'icchio. Adesso andiamo a vedere un'altra tecnica, che io chiamo la tecnica dell'abbraccio, che si chiama Irimiyage. Da questo punto immagino di andare a afferrare la spalla del mio compagno, lo accompagno con la testa verso la mia spalla e questo va in allungamento verso l'alto. Stop, ci fermiamo qua. Nella marzialità, quindi nella palestra, sarebbe un passo, un giro e un'esecuzione, quindi una proiezione. Noi ci possiamo fermare prima ad accompagnare il collega verso la spalla e poi andare leggermente in allungamento. Un'altra tecnica che solamente pratichiamo nella lezione è il Kotegaeshi. Da qui è come prima, vado ad afferrare il polso, mi libero, adesso questa gamba fa un passo indietro, là nel braccio, un bel cerchio nell'aria, ok? Non è necessario proiettare il compagno, ma
Qui, come prima dicevo, serve uno stretching dinamico e soprattutto lavorare sulla mobilità articolare. Come abbiamo visto prima, di nuovo lo faccio vedere, un passo, un giro, la gamba che avanti crea lo spazio, un bel giro col braccio. Passo, giro, gamba che avanti crea lo spazio, un cerchio con il braccio. E questa è un po' una panoramica di quelle che possono essere le cose che si fanno in un corso di Aikido per over 65. Ovviamente vengono eliminate tutte le proiezioni, le immobilizzazioni della disciplina marziale, proprio per un motivo di prevenzione. Il lavoro è fatto tutto sulla mobilità articolare, sulla respirazione e sullo stretching dinamico. Grazie.